Hey, ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci troviamo nuovamente qui nella Nuovo Diamonds. Mi presento, sono Pepo, Pepo 393 e questa è la serie della Nuovo Diamonds. Nello scorso episodio abbiamo giocato il 150esimo episodio della Road to Diamonds, dove abbiamo realizzato lui, il bellissimo Pepo Pensatore. Ok, sono obiettivo, non a tutti è piaciuto, anche perché diciamo è molto piccolino rispetto al Pensatore, diciamo dovrebbe avere il gomito sul ginocchio. Mi avete fatto notare un pochettino di incongruenze. Siccome lo dovevo fare piccino perché doveva andare qua all'interno della piazza, e nonostante diciamo è venuto piccino, a me personalmente piace. Poi vabbè ragazzi, ovviamente non è spettacolare come il Pepo de Janeiro, ma è normale che sia così. Il Pepo de Janeiro è il nostro credo, è dove noi cerchiamo supporto, è dove noi cerchiamo appoggio. Ma non di meno a questo, ragazzi, in questi giorni mi è venuta una voglia, ma una voglia di giocare a Minecraft, che voi, e dico voi, non ne avete l'idea. Che cosa ho fatto off camera? Notate qualcosa? E qualcuno nota niente? Sì, ho terminato questa struttura. Mancano ancora dei dettagli, vi dovrei far vedere lì sotto, ma lo vedremo più tardi ragazzi. Verso la fine episodio vi farò vedere che cavolo ho pensato. Non è ancora finita perché ancora ci mancano un pochettino di cose, ma credetemi che è venuta una figata allucinante. Tanto una cosa importantissima: ho aggiornato il mondo alla Minecraft 1.10.2. Vuol dire che ci sono gli orsi polari. Sì, Johnny, scooch me! Finalmente c'è la 1.10. Mica non vedevo l'ora di metterla. Mi servirebbero le corde però. Dove sono le corde? E una cosa ve la voglio dire ragazzi: lasciate un pollicione in su già da adesso. Cioè fatemi vedere che se volete potete. Anche perché ragazzi dai, cioè cazzarola, un video della road per farlo mica ci metto un casino. Un casino! Io cerco le corde in casa, devo andare nella stalla. Giorina! Siccome stanno arrivando tanti iscritti nuovi, fatemelo sapere qui sotto nei commenti se vi piacerebbe, eccolo qua, se vi piacerebbe un paio di video, perché non credo di riuscire a fare un video dove vi mostro tutto, un paio di video dove facciamo un bel excursus generale di tutta la road. E mi serve anche del cibo, mi prendo uno stack di patate e direi che possiamo andare. Mi stanno venendo tantissime idee. Ah, ma questa non è... Pep che inizia le cose e non le finisce. Va bene, ok, nei prossimi episodi promesso finiremo la farm di... Questa cosa è iniziata nel 149esimo episodio e chissà quando la finiremo. Guardate che bello è il Pepo de Janeiro, cazzarola. E sì ragazzi, ho già pensato la statua che andremo a realizzare al 200esimo episodio. Che poi se mi gira potrei anche farla prima, perché veramente ragazzi la road la voglio far diventare una serie. Intanto aspettate un attimo, opzioni, scusami, comandi, ok, salto per favore. Ma Tommy, sta cosa del salto automatico è una cavolata. Per me è il salto per deficienti. Io non so saltare, ho bisogno di uno che salti al posto mio. Madonna mia, che fastidio. È simpatica l'idea che vogliono far, diciamo, assomigliare il più possibile Minecraft sul cellulare e Minecraft sul PC. Però cazzarola, cioè, ma veramente c'è qualcuno che utilizza il salto automatico su PC? Vai avanti e ti salta solo, scusami. Ma tralasciando tutto ciò ragazzi, io vorrei tantissimo trovare l'orso polare. E non so dove cazzarola è il bioma della neve. Ci dovrebbero essere anche gli scheletri. Cioè gli scheletri nuovi, quelli, cioè quelli tipo, no Tommy ragazzi, che bellezza i pezzi d'armatura con ripristino. Guarda, è sano, sano. Tommy, che figata. E mentre siamo alla ricerca ragazzi, vi volevo parlare anche di una cosa molto carina. Allora, ho intenzione di portare sul canale tanti giochini nuovi e vorrei sapere anche il vostro feedback in merito a questo, visto che mi stanno contattando tante aziende e mi mandano una key gratuitamente per farmi provare il gioco e per farvelo vedere. A questo punto, una volta che mi mandano le key gratis, video così autoconclusivi, cioè che iniziano e finiscono senza portarci serie o cose strane, però io non sto trovando niente. Ma Tommy, voglio l'orso polare, voglio, e trovo le montagne, ma mi serve la tondra, cioè quella con la neve. Ma cosa, trovo il bioma pure dei funghi, ma a me serve il bioma con la neve, voglio gli orsi. E perché vado in giro di notte?
Attenmi! Ma poi quell'albero, ma cosa? Ragazzi, ci tengo a ricordarvi anche un'altra cosa. Vi ricordo che la mappa della Road l'ho messa in download nello scorso video, perché vi ricordo che io ogni 50 episodi vi rilascio la mappa in download. Quindi ragazzi, basta che andate nell'episodio precedente, appunto il 150esimo che ho registrato con la mia girlfriend, con la mia ragazza. Nella descrizione trovate il link di Mediafire. E se non ve la scarica, è impossibile perché la scarica. Quindi vedete che cosa dovete fare perché la scarica. Se smurritiato un attimino, cioè se smanettato un attimino, ve la scarica. In ogni caso, qui abbiamo il mare, quindi mi serve una barca. Quindi me la devo fare. Quindi non ci lascia. Quindi mi tocca battere un albero. Quindi mi tocca ammazzarti. Sì, lo so. Mi faccio una bella crafting table. Io sblocco sempre gli stessi achievement. La piazziamo e taram, barca fatto. E stando attenti a non morire. Piazzi la barca, andiamo! Sì! Verso l'infinito e oltre! Siamo a coordinate meno 400, meno 800. Madonna mia. È così improbabile trovare gli orsi polari? Ma io li voglio vedere, visto che per ora li ho visti solo in video. Sono abbastanza fomentato. Più che altro, la cosa che mi gasa veramente tanto sono i blocchi nuovi. Davvero, ragazzi, voi non immaginate la voglia che ho di usare blocchi nuovi, tipo il magma cube. Tutte queste cose qua, non avete idea. Adoro tantissimo costruire. Comunque i blocchi nuovi a me piacciono da impazzire. E non vi dico quante idee c'ho per nuove costruzioni. Ma Tommy, quante cavolo ne ho! Dovrò costruire delle cose allucinanti. E in tutto questo contesto, dove cazzo andrò là il mio biome? Non c'è. Ma potevo creare, che ne so, una Road to Diamonds con tutti i biomi utili accanto. Sì, non fatemi domande, lo so che non dovrei far questo, ma una volta che sono qui lo faccio, no? Coach me! E ti ho trovato. È il primo, l'ho trovato, sì, però aspettate un attimino. Cornuto, ma c'hai spine, questo qua c'ha spine! Ma cosa? Lo attacca e mi fa male! Oh, morto bitch, fuck off man. E ho trovato il secondo. Oh, tesoro mio lui. Non te la prenderà male, dai. Raga, lo so che non vedete niente, ma che sono qua l'ammazzo, no? Non morire, eh. Dai, signor pallone, per favore, muora. Oh, è morto. Ne ho ammazzati due, raga. Sono nella zona delle spugne. Raga, vi chiedo scusa, non vedete niente. Anche perché non vedo un cazzo manco io. Forse di qua. No, trovo le spuanze. Madonna mia, dove cazzo rola è? È qua. Oh, ho trovato, ragazzi. Madonna mia, minchia, 2 ore e mezza. Ma t'ho trovato. Sì, vabbè, con la pala lo stavo menando. Aspetta un attimo, devo bere. Cioè, minchia, devo bere. Devo respirare, coach me. Ok, fa muoio. Oh, ok, abbiamo 3 spugne. L'affaticamento che culo sta finendo. Siamo liberi dalla tirannia di queste palle spinose. Lo potrei anche buttare giù. E volendo posso anche ragazzi, abbiamo anche ucciso i 3 boss. Ci ho messo 20 minuti per fare sta cagata. Però vabbè, ve la taglierò tutta. E voi avrete visto, diciamo, 20 minuti in un minuto. Però dai, ci sta. Posso mangiare mentre guido? Evidentemente no. No, ne ho già fatto un no. Non mi convincerai. Non lo farò. No. Perché non mi dà la cosa? Le domande stupide di Pepo, no? Giusto per dirvi, siamo a 40 minuti di video, 38 minuti adesso. Mamma mia. Oh, ma è un villaggio quello? Ma è un villaggio nuovo questo? Ragazzi, è un villaggio nuovo, perché vedete, è il sentiero. Dai, buono, dai. Raga, è un villaggio della 1.9. Guardate, c'è il sentiero. Join in, scotch me. Sta cesta sarà piena. È un novo. No, quindi qua non ci sono mai venuto. Ma la mia gioia è incontrollata, incredibile, tantissimo. E ci sono pure i cavalli. Ciao cavalli. E ho pensato una cosa, ragazzi, sono un
pirla. Sapete perché? Perché io ho un portale che mi porta direttamente al bioma della neve. Perché me la sto facendo con la barca? Perché sono stupido, ma perché? Cioè, siamo a meno 3000 blocchi! Ma chi se li porta gli orsi a meno 3000 a dormire? Preparatevi al teletrasporto più veloce del mondo. Ma Tommy, ero talmente concentrato che mi sono portato pure la barca. Fatto, siamo a casa. E si va nel Nether. Perché andiamo nel Nether? Perché noi, vi ricordo, ci abbiamo la strada verso la mannaggia a me, mannaggia la zoz. Dai, con calma arriveremo. Con molta calma, magari metto qualche torcia giusto ogni tanto, giusto per fare un po' di luce, così, no? Oh, e siamo arrivati in cima. Oh, perfetto, fatto. Non me lo chiedere, non c'ho il kart. Non c'ho il kart e non c'è nemmeno il ferro per craftarmelo. Mi tocca pure farmelo a piedi. Sei mesi dopo abbiamo raggiunto il primo portale. Però, se non sbaglio, questo portale ci porta nel deserto. Era l'altro. Entriamo nel portale e speriamo in bene. A quanto pare no. Nel mesa! Nel mesa! Me sa di no! Me sa di no! Ma Tommy, mi tocca salire, mi tocca! Salve, dove sono? Ma dove? What the... Ma ha portato qua! Ok. E questo è il bioma... Non mi ricordo dove sta il portale! Oddio, vi prego, non ditemi che ho sbagliato strada. No, ti prego. Ti prego! Finalmente vedo! Ah, che bellezza! Io dovrei mangiare, che culo, c'ho dei panini, ma Tommy, che culo! Vabbè, tornare sarà un dito al popò. Tornare sarà un dito al popò. Oh, ed eccoci qui! Ragazzi, siamo nel biome. Vabbè, quel creeper che sta facendo, quel creeper! Oh, gli scheletri nuovi! Vieni qua, cornuto! Vieni qua! Ma Tommy, qua schifo. Ragazzi, ho appena ammazzato il primo. Tommy, oh, muori! Ma Tommy, dove sono i miei orsi? I miei orsi! Devo assolutamente cominciare a farmi le pozioni. Che tipo la pozione della velocità, la pozione per vedere al buio. Vorrei vedere un orso, se possibile! Uno! Che sia uno, per favore! Vedo quest'orso e basta, promesso! Orsi! Signor Orsi! Mi sono rimaste 3 mele, poi rimango a digiuno! Vabbè, ok che sono rari e mi va bene. Ma una cosa è rari, una cosa è introvabili. Ma no, siete piccini, cazzo. Se li ammazzo queste carne non me ne danno. Orsi! Dove cazzo non le spawnate? Dove siete? Non li trovo! Me ne rubate i miei orsi! Ciao bello! Dove siamo? Sì, vabbè! Meno 8000! Oddio, ti prego, ti voglio portare a casa! Per favore, andiamo, orso! Però sei uno, me ne serve un altro! Sai saltare? Orso! Che vuoi? Salta, orso! Oh, bravo caro, andiamo, dai! Sono troppo curioso di sapere che cavolo droppa, non lo so. Credo pesce, da quello che so. Non ne sono ben sicuro, ma dovrebbe droppare pesce. Me ne servirebbe un altro. Teoricamente, se io trovo un altro orso... Teoricamente credo si accoppino. Non ne ho la certezza, ma credo... Cioè, tutti gli animali si accoppiano. Penso pure gli orsi. Non ti staccare, andiamo, dai, su, polli! Dai, polli, polli! Madonna, polli, madonna... Oh, vengo lì, ti tiro quattro schiaffi, eh! Palle! Quanto sei stupido da uno a... Stupido? Ehi! No, vabbè, c'ho il... Oh, madonna, deficiente. Ma in ogni caso, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Se nel prossimo episodio vedrete l'orso in casa mia, vuol dire che sono riuscito a portarglielo. Se non lo vedrete, 2 più 2 fa 4, no? Quindi, ragazzi, se vi è piaciuto, un pollice in su qui sotto al video. Commentate, condividete. Noi, come sempre, ci vedremo ad un prossimo video.
Solo ora sto pensando che vi avevo promesso che a fine episodio vi avrei mostrato quello che avevo costruito off camera. E ciò vuol dire che l'orso lo devo portare a casa. No, raga, è una pazzia, ragazzi, è una pazzia. Chiama 8500 blocchi da campo. Ok, nel frattempo ho ricaricato nel frattempo tutti i chunk, va bene. Vai, ho pure finito la fame, Ce la farò mai. Raga, vi giuro, è 1 ora e 15 minuti di video. Madonna mia. Dov'è il portale? Per giunta è un orso solo. Non sono nemmeno due. Ok, ho trovato il portale. Sì, ma rimane il fatto che ho perso l'orso. Dove sei, madonna mia, orso deficiente che non salti? E signor orso, venghi nel nether. Signor orso, venghi nel nether. Dove va? Nel nether. Vadi nel nether. Ok, ok. Ce la farà il nostro Pepo a farsi 1000 blocchi senza farlo morire? Lo scopriremo solo vivendo. Quanto siamo? Dai, 370, dai. Ti prego, non morire. Comunque, ragazzi, la cosa deprimente è che è uno solo. Vabbè, però, vabbè. Che poi nemmeno dovrei poter scendere. Ok, ragazzi. Ragazzi, quello è il mio ponte. Quello è il mio. Come faccio? Devo trovare un modo per scendere. Andiamo, veloce. Aspetta, se provo a scavare di qua, magari trovo qualcosa. Dai, signor orso, dai, scenda. Dai, ce la fa? Signor orso, scusami, ce la fa a scendere? Non si rincoglionischi. Signor orso, pure lei, scendi. Orso, stai calmo. Lo so che vuoi andare a casa. Lo so che fa caldo qui per te, ma con calma. Ma Tommy, non prendere iniziative strane, per favore. Orso, dai, non ti fermare. Ma Tommy, dai, orso. Ragazzi, forse, e dico forse, dovrei. Allora, se io faccio una piccola scala. Orso, dai, ti prego, orso, scendi, orso. Orso, mi dispiace fare sta cosa, ma devi scendere, orso. Ok, scusa, andiamo. Oddio, ragazzi, le scale. Mi sa che non passi tu qua, vero? Sei largo 2, mi sa, sì, sei largo 2. Donna mia, l'odio profondo per quest'orso. Orso, mi stai facendo scavare tutte cose, quantomeno, almeno, sembra contento, quantomeno, Ma, donna mia, questo qua per farvi vedere la cosa inizio, ma pure perché non mi sto zitto pure io, dai, orso, scendi, orso. Ci siamo nel tunnel. Voi non avete idea del tempo. Madonna mia, editare sto video sarà improponibile. La cosa incredibile è che ne ho portato 1. Me ne servono 2. Madonna mia. 1 per il momento va bene, raga. Dai, il prossimo casomai lo porto off camera o registro le parti salienti, così giusto per farvi vedere che lo sono andato a prendere. Alla faccia di tutti quelli che diranno: ma tu ci cheat. Sto bene. Questo grande pene. Entra nel portale, bravo, e siamo a casa. Dai, orso, giù, andiamo! Dobbiamo andare nella tua nuova casa! Orso, dai, che fate, spicci però! Madonna mia, c'ho l'orso deficiente! Muoviti, che c'ho pure fame! E non mangio da 2 mesi e mezzo! Sali, è largo 2! Madonna mia, orso deficiente! Madonna, giuro, vengo lì, ti... No, io te lo giuro, se tu muori, ma tu vengo lì e t'ammazzo, T'ammazzo! Oh, raga, c'è Lucia, c'è... Qual è il problema? Lucia, lo devo spingere io, ti muovi. Oh, ma Tony, sei convinto? Dai, andiamo! No. Dai, stavi salendo! Madonna mia, sali per favore! Ma sta salendo? Ma io spero sia salendo. Ma che ne... Vabbè, masticat. Ma io lo so. Fino a quando c'è la corda. Ah, poi se vai. Signor orso, voi non avete nemmeno l'idea del tempo che ci ho dovuto mettere. Comunque, aggiorniamo questa mappa. Allora, dove cazzo la... Eccola qua. Tanan. La devo aggiornare. Signorina, perché non si aggiorna? Mi sa che la 1.10 abbia buggato questa cosa. Vabbè, penso che craftando comunque quelle nuove, diciamo, non ci sia problema. Mangiamo cazzarola. Sì, lui lo lasciamo dentro casa. E ragazzi, prima di chiudere l'episodio, spero tanto abbiate lasciato un like per questo. E guardate che cosa ho fatto.
Ta-dan. Non è ancora finito, come vi dicevo, ma questo è come l'avevo pensato. Allora, intanto qua ci ho messo un alberello perché è molto carino. E vedete, qua al centro è bucato, quindi quello là è il cielo. È molto carina questa cosa. Questo posto è proprio illuminato dal sole. Ovviamente, vabbè, ci sono le torce. Qua ho messo due di ste lanterne, le volevo provare. E questa è la zona automatica di patate. Vedete, qua il villager farm. Io qua verrò a mettere i secchi di lava, che come vedete sono qui negli hopper. I secchi di lava andranno dentro le fornaci, vedete? E le fornaci cuoceranno le patate che butteranno qua dentro. Poi io le prenderò, vabbè, c'ho l'inventario pieno, e le andrò a mettere in queste ceste. E volendo potrei anche automatizzare questa cosa, ma volendo, raga, anche prima di riempire una cesta ci vuole tanto di quel tempo che non c'è nessun tipo di problema. Qua dovrei ancora ultimare il tutto. Sto vedendo un attimino come fare le pareti, non lo so ancora, devo decidermi. Detto ciò, ragazzi, fatemi sapere come vi sembra questa cosa. Anzi, a proposito, devo ancora mettere i villager qua dentro, ma questa cosa la farò piano piano off camera. Li devo portare qua dentro, devo zappare il tutto. Vabbè, quello che ho fatto qua semplicemente lo dovrò rifare qua. Detto ciò, ragazzi, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. A me questa cosa piace davvero tantissimo. Non so ancora che pavimento fare qua, sinceramente, perché la stone non mi piace. Per il momento andrò a utilizzare questo prismarino. Non ci sta malissimo, sapete? Ma vedremo. Detto ciò, ragazzi, io spero che il video ci vi sia piaciuto. Lasciate un bel pollicione in su qui sotto al video. Sto video dura tipo troppissimo. Non so quanto editato riuscirò a farlo durare, ma da ciò immagino potrete capire perché i video della ROAD richiedono così tanto tempo. Finalmente la ROAD è aggiornata alla 1.10.2. E noi, ragazzi, ad un prossimo video. Vi voglio bene. E ciao ciao. Madonna mia.